Benvenuti e benvenute, sono Serena e sono un'estetista. Nel video di oggi vi mostrerò una skincare adatta per una pelle grassa e mista. Nel caso la zona delle guance si presenta con leguberose, come nel mio caso, si potrà utilizzare una maschera per pelle sensibile. Diciamo, nel mio caso non ce n'è bisogno. Perché avendo provato questa maschera che tra un po' vi farò vedere, che è per pelle grassa, diciamo che non mi ha dato fastidio sulle leguberose, perché non è molto astringente, ecco. Però, nel caso voi avete in casa una maschera per pelle grassa molto astringente e sulle guance o in un'altra parte del viso avete leguberose, mi raccomando, cercate di non usare quella maschera perché potrebbe peggiorarvi la situazione e potrebbe iniziare a bruciarvi nella zona dove avete leguberose. Quindi mi raccomando, attenzione. Al massimo, se non avete una maschera per pelle sensibile, usate magari una maschera idratante e quindi una maschera per pelle secca, perché sicuramente almeno quella non vi farà male, sicuramente. Se volete qualche consiglio su quale maschera utilizzare per la pelle sensibile o su come comportarvi con una pelle sensibile, andate a vedere il mio vecchio video dove ho fatto una skincare per pelle sensibile. Ve lo lascio qui, così potete andarlo a vedere. Adesso vi mostrerò tutti i prodotti che andrò ad utilizzare. Il primo prodotto che andrò ad utilizzare è questa mousse detergente dermopurificante della Coop. E questa mousse in particolare si può utilizzare sia per il viso che per le mani, perché come vedete è ad azione antibatterica, con estratti di tea tree e di lavanda. Tra l'altro il tea tree e la lavanda hanno un'azione antinfiammatoria. Ciò significa che possono essere utilizzati per una pelle che presenta, diciamo, dermatite, psoriasi oppure anche acne, comunque una pelle che risulta infiammata. Questa mousse è una mousse low cost e soprattutto presenta un buon inci. Vi faccio vedere. È una mousse abbastanza astringente, però non troppo, diciamo. Per una pelle con lucidità è perfetta, diciamo. Per una pelle che già presenta delle zone più secche, io vi consiglio di utilizzare quella della stessa linea, ma per pelle, diciamo, sensibile, che potete vedere sempre in quel video sulla skincare. Se volete sapere di più su questa mousse, io, diciamo, ho fatto una recensione su questo prodotto. Ve la lascio qui sopra così potete andarla a vedere. Poi andrò ad utilizzare questa crema levicante alla farina di mandorle di Phytomose, che è adatta, diciamo, per tutti i tipi di pelle, soprattutto per quella sensibile. Diciamo, la particolarità di questo prodotto è che si presenta con dei granuli molto fini. E quindi può essere utilizzato, appunto, come ho detto prima, per qualsiasi tipo di pelle perché non è uno scrub aggressivo e quindi va bene anche per una pelle più sensibile. Dopo andrò ad utilizzare questa maschera viso purificante di A Brand. Anche questa contiene tea tree, come vedete. Però qui c'è anche il tè verde e la bardana. Diciamo, mi sono trovata abbastanza bene con questa maschera, solo che l'unico problema che ho avuto è la stendibilità del prodotto, cioè ho avuto un po' di difficoltà a stenderla sul viso, ma gli voglio dare un'altra possibilità, quindi oggi la proverò insieme a voi e vediamo come va. Questa maschera è, secondo me, è buona anche per una pelle mista, perché non è molto aggressiva come le altre maschere che di solito, diciamo, tendono ad asciugare il viso, tipo quelle all'argilla, argilla bianca, argilla verde. Ecco, questa maschera invece non diventa, non si secca sul viso e quindi secondo me può essere utilizzata anche per una pelle mista. E
E anche per una pelle sensibile, perché io comunque ho l'ecuberose qui e non mi ha mai dato fastidio. Quindi diciamo che può andare bene anche per questa tipologia di pelle. Dopo ancora andrò ad utilizzare l'idrolato alla rosa. Io, diciamo, uso solitamente quello di Z-Store, perché oltre ad essere molto economico è anche buono. Ed è questo qui, però io l'ho, diciamo, versato in questa bottiglietta della saponaria per venirmi più comodo. Però devo dire che anche questo della saponaria non era male. Quindi dico, se vi capita di volerlo comprare, allora io vi posso consigliare entrambe le marche, ecco. Allora, diciamo, per quanto riguarda gli idrolati, io li utilizzo al posto del tonico. Il tonico alla rosa, oltre che avere un'azione antirughe, ed è quindi adatta per una pelle matura, è anche adatta per una pelle grassa e una pelle sensibile, diciamo per entrambe le tre tipologie di pelle. Io, diciamo, avevo in casa questo idrolato, però voi potete utilizzare anche altri idrolati per una pelle grassa e mista, come ad esempio potete usare, che so, l'idrolato alla lavanda, ad esempio, oppure l'idrolato alla camomilla se avete la pelle mista, perché oltre che essere astringente, l'idrolato alla camomilla è anche adatto per una pelle sensibile. Oppure ancora l'idrolato al rosmarino, che è proprio adatto per la pelle grassa perché è abbastanza astringente ed è anche purificante il rosmarino. Oppure ancora un tonico ad azione purificante. Però mi raccomando, se avete la pelle sensibile io ve lo sconsiglio. È meglio una cosa, diciamo, più ad azione lenitiva. Un tonico che secondo me può essere buono sia per una pelle sensibile che per una pelle grassa e mista, secondo me è il tonico alla Mamelis di Phytocose, la stessa marca dello scrub che vi ho fatto vedere prima. Io l'ho provato e devo dire che mi sono trovata bene con quel tonico. E dopo, per concludere, utilizzerò questa crema viso idratante e protettiva per pelle normali e miste. Diciamo, non andrò ad utilizzare qualcosa di astringente perché io ho una pelle mista e mista è sensibile, diciamo, perché ho, come ho detto prima, l'ecuberose, quindi tutte le creme astringenti oppure le creme a gel mi danno fastidio a livello delle guance e quindi, diciamo, le evito. Con questa crema in particolare io mi sono trovata abbastanza bene, devo dire. Ti ricordo che se non sei iscritto al canale, di iscriverti e attivare la campanellina qui sotto per ricevere le notifiche sui prossimi video. Mi raccomando, insistete di più sulle zone che avete punti neri o lucidità. Evitate, diciamo, di andare troppo sulle cuperose oppure sulla parte del viso che avete più sensibile. Adesso andrò ad utilizzare questa maschera. Andrò a prelevarla con questo, per essere, diciamo, più igienico. E l'andrò a versare dentro una ciotolina. E cercherò di appiattirla in modo che mi verrà poi meglio per spalmarla sul viso.
Questa maschera va tenuta in posa 15-20 minuti. Dopo essere stata in posa con la maschera, la pelle risulta molto morbida. E non so se si vede, risulta anche più, diciamo, sbiancata la pelle rispetto a prima. Quindi comunque, se avete delle macchie o dei rossori, sicuramente potrebbero attenuarsi con questa maschera. Io infatti ero un po' rossa qui e ora si vede di meno. Non so se si nota, ecco, diciamo. E per niente astringente, devo dire. E devo dire che mi trovo molto bene con questa maschera. E il marchio e brand io ve lo posso consigliare tranquillamente. È una marca con la quale io mi sto trovando particolarmente bene. Adesso andrò ad utilizzare l'idrolato alla rosa e ne spruzzerò un po' in questi dischetti di cotone. Vedete, l'ho messo proprio in quella bottiglietta perché mi veniva poi bene per spruzzarlo sui dischetti. Invece, diciamo, col flacone di Zen Store, siccome non ha la confezione in questo modo, mi viene male, può abbassarlo. Tra l'altro l'odore della rosa è anche molto piacevole da mettere sul viso. Adesso andrò a mettere sul viso questa crema della Bibi Verde. Ovviamente la scegliete voi, io cerco sempre di non esagerare visto che ho la pelle grassa. E per finire userò il mio puro cacao preferito al cocco. Questo qui dell'Alchemilla. A presto con un prossimo video.